chi si qualifica come cittadino attivo e partecipe, che cosa ha davanti come compito principale? Quello naturalmente di lottare contro qualcosa, perché se non avessimo di lottare contro qualcosa non saremmo neanche cittadini partecipi, andrebbe tutto bene e vivremmo in paradiso. E purtroppo invece chi è cittadino attivo si rende conto di dover lottare contro qualcosa. Bene, perfetto, fin qui tutto bene. Allora, contro chi lottiamo? Lottiamo contro chi? Ovviamente il potere, perché sappiamo tradizionalmente è il potere che tende a fare i propri interessi e a sottrarre sostanza degli interessi dei cittadini. Ma a questo punto si pone una domanda cruciale: chi è il potere? Perché se noi facciamo, già siamo in pochissimi, siamo in pochi, siamo 60 milioni di persone in Italia, cioè dire una cifra di attivisti veri, reali, quelli che veramente si impegnano, siamo il 2%, forse il 1,5%. Già siamo pochi. Se poi questi pochi non si impegnano nella direzione giusta e vanno a tirare testate, coronate, pugni e a sbucciarsi le nocche contro al muro per cose inutili o relativamente inutili, è una tragedia, è un disastro. Quindi è molto importante che il consulente vi dica: voi protagonisti della vostra azione civica, io vi propongo una meta, poi la decidete voi alla fine se la meta che vi propongo io è quella giusta o quella sbagliata. Ma insomma, il mio lavoro è questo ed è qui quello che vengo a fare questa sera. L'importanza, secondo me, è andare nella direzione giusta. Il potere, da quando siamo nati, da quando eravamo bambini, lo abbiamo identificato con i politici, con le auto blu, con i palazzi del potere, le amministrazioni, cioè chi prende le decisioni. E difficilmente veniamo educati invece a pensare che il potere è un'altra cosa, non potrà mai essere una cosa manifesta, un'entità manifesta. Non lo può essere, perché un'entità manifesta è passibile di contestazione da parte dei cittadini, e quindi è facilmente, nelle democrazie è relativamente facile andargli contro. Il potere non si espone a questi rischi, non può manifestarsi perché avrebbe addosso l'opposizione dei cittadini. E allora il potere cosa ha fatto? Ha collocato un surrogato delle proprie funzioni che noi abbiamo conosciuto come il potere, infatti quello che dicevo prima, ministri, sottosegretari, amministratori, palazzi, partiti, ce l'ha piazzato davanti in modo che tutto il dialogo della forza democratica avvenga con questi fantocci, quando il reale potere sta alle spalle di tutto questo. E questi sono dei fantocci a cui è stato lasciato questo cortiletto, no? Che noi crediamo sia il cortile del potere, in cui poi loro possono fare la loro cosa, farsi le loro televisioni, farsi le loro assicurazioni, le loro banche, farsi i loro giochetti, non farsi le loro nomine, i loro convegni, favorire le proprie mogli, queste robe qua. Ma questo è il cortiletto del potere. Nella realtà poi le scelte cruciali e importanti, quelle che veramente hanno un effetto concreto sulla nostra vita, dai posti di lavoro ai tassi dei mutui a quello che mangiamo, e ce ne parlerà lui dopo, fino alla sanità, all'impostazione del benessere dei beni comuni di cui noi, che noi usiamo, tutto questo in realtà è deciso altrove, e questi sono gli esecutori. Vi dico una cosa di cui io sono convinto, e questo non è di nuovo una teoria del complotto: Silvio Berlusconi, che io non condivido, però Silvio Berlusconi è un uomo oggi politicamente nei guai con il resto del mondo, non perché è andato con le prostitute o perché chissà qual è, chissà che scandalo che in Italia ci sia un buffone del genere che gestisce la politica, ma perché ha disobbedito agli ordini del potere. Quando i governi di centrodestra dal 1994 in poi non hanno fatto quello che dovevano fare, da loro ci si aspettava da loro un comportamento e non c'è stato. Io ho pubblicato in un mio articolo che si chiama Berlusconi Noemi, il Times Berlusconi ma che Noemi, una cosa del genere. Ho pubblicato i resoconti documentali di quello che i grandi organi finanziari internazionali, come Wall Street Journal, come le grandi fondazioni di economia di destra, la Cato Institute, Adam Smith Institute, eccetera,
come il Financial Times, eccetera, come negli anni questi hanno pubblicato nero su bianco il divertimento a Silvio Berlusconi, che non si stava comportando bene. Addirittura prima dello scoppio degli ultimi scandali e di questa ondata massiccia di critiche da parte della stampa internazionale, il Wall Street Journal ha scritto: Berlusconi è un nemico corporativo del libero mercato. Se il Wall Street Journal scrive una cosa così di Silvio Berlusconi, cioè voi immaginate, cioè questo è il pamphlet di Wall Street, d'accordo, di tutti i grandi investitori internazionali. Allora, se uno scrive tu sei un nemico del libero mercato a un uomo che dovrebbe essere un politico di centrodestra, è un avvertimento tremendo, di una grandissima importanza. Questo per solo per dimostrarvi che invece che se ne è passato liscio è stato centro-sinistra, che anche lì documentatamente ha stabilito i record europei di privatizzazione dal 1997 al 1999, quindi ha proprio riempito la pagellina di tutti i 10, esattamente come doveva fare, e da lì, infatti, a lì le critiche non sono arrivate. Il potere sta alle spalle, e chi è questo potere? Ho scritto, ho detto e lo devo ripetere: il vero potere, come sempre nella storia, è un'idea. Non è il vero potere è l'idea, è l'idea quella che cambia il mondo, è l'idea, non sono gli uomini, sono le idee che gli uomini hanno che cambiano la storia. E quindi il grande potere oggi è questa idea, che si è affermata a partire dall'inizio dei primissimi anni 70, si è riaffermata. È una vecchia idea, niente di nuovo. E cioè che la concentrazione della ricchezza, dei beni e del potere di gestire andava riportata ad una strettissima elite, sovvertendo tutto quello che era successo dall'illuminismo in poi. Bisognava mettere uno stop a questa cosa, bisognava riportare tutta la gestione delle cose nelle mani dell'elite che per millenni l'avevano avuta, come chiunque abbia studiato la storia anche a livello di liceo sa bene, e naturalmente questo andava fatto, però tenendo presente la situazione contemporanea. Sto parlando degli anni 70, quindi avevamo già le democrazie, non c'erano più le dittature in Europa, e andava quindi tutto costruito in maniera molto oculata. Chi si è occupato di fare questa cosa, cioè di dare a quest'idea, secondo cui ancora la specifico meglio, la ricchezza e il potere vanno tutti portati in alto, e chi sta in basso deve ricevere questo sgocciolamento di benessere che viene dall'alto, non solo, ma deve anche mettersi da parte. L'idea era che le democrazie partecipative dovevano morire, mantenendo in vita le democrazie, cioè l'involucro. L'idea era di riportare l'elite al pieno potere. È esattamente quello che è successo, ma non è successo, come racconto. Ho pubblicato un documento che pochissimi conoscono, che è il memoriale di Lewis Powell, che nel 1971 riceve l'incarico dalla Camera di Commercio americana e dalla Camera di Commercio internazionale di stilare quello che è il Vangelo della riscossa delle destre internazionali. E Lewis Powell comincia nel 1971, lavora per pochi mesi, scrive un documento semplicissimo che si chiama Memorandum, dove le sue diagnosi sono molto chiare. Dice: noi delle destre economiche internazionali ci troviamo di fronte ad attacchi sistematici, non attacchi sporadici. L'attacco al sistema delle corporations è sistematico e condiviso, c'è una guerra ideologica contro il sistema delle imprese e i valori della società occidentale. È arrivata l'ora per il business americano di marciare contro coloro che lo vogliono distruggere. I nemici vengono identificati molto chiaramente, non tanto nei movimenti di sinistra che in quegli anni avevano molto successo, quando proprio lui dice: le voci più preoccupanti provengono da elementi perfettamente rispettabili come le università, i media, gli intellettuali, gli artisti e anche i politici, e soprattutto gli studenti. E sentite cosa dice Lewis Powell in quegli anni quello che noi oggi conosciamo come uno degli ambiti più potenti del mondo, il business, la finanza. Dice: pochi elementi nella società americana di oggi hanno così poca influenza sul governo come il business, le corporazioni e gli azionisti. Non è esagerato affermare che siamo i dimenticati. Ora, dire una cosa così oggi, sentire una cosa così oggi fa ridere, ma questa era la situazione in cui loro si trovavano allora,
si sentivano, si percepivano come perdenti dopo 200 anni di lotta dal basso, che avevano gradualmente ridistribuito il potere alle democrazie partecipative. Quindi andavano distrutte le democrazie partecipative. Il documento di Lewis Powell continua con delle prescrizioni che sono avvenute puntualmente. Per esempio gli dice: dobbiamo fare questo lavoro divulgazione dei valori di queste elite presso il grande pubblico, quindi dobbiamo colonizzare le edicole, dove nel 71, dice Powell, non ci sono pubblicazioni che sostengono i valori del mercato e della società dei consumi. E guardate cosa è successo, entrate in un'edicola oggi e vedete cosa pubblicano, cioè cosa c'è in mostra dappertutto.